Carla Spagnoli, conosciamo tutta, una penna più un po' caustica, però molto attenta. La invita a dialogare con Tesei, mettiamola così, molto delicatamente. Noi per la nuova Umbria ci presenteremo alle elezioni regionali con solo una coalizione civica, formata da tre liste, Ricci Presidente, Italia Civica e Proposta Umbria. E siamo stati molto chiari fin dal gennaio 2018. Oh, però lei è, giustamente si definisce un civico. Tutto sto movimento invece, andiamo dall'altra parte, di civismo sul centro-sinistra. Nessun abboccamento, nessuna idea, nessuna vicinanza? Noi abbiamo fatto un percorso, come dicevo, chiaro e autonomo. Abbiamo promosso ben 30 incontri partecipativi e tematici, perché credo che chi si occupa di quadro civico debba ripartire dalla formazione di coloro che poi saranno candidati. E ci siamo per lungo periodo occupati di proposte. Ne abbiamo depositate 500 per l'Umbria, visibili nel sito www.claudioricci.info e che sono sintetizzabili in 5 linee guida: amministrare bene, sviluppare lavoro, muoversi veloce, innovare l'ambiente e curare umanizzando, ascoltando di più pazienti ed operatori sanitari, anche per ridurre i tempi di attesa di visite ed esami. Lei ha vissuto tutti questi anni in consiglio regionale, evidentemente ha una esperienza già come sindaco, però insomma ha vissuto questi ultimi anni dove il Movimento 5 Stelle all'attacco, lancia e resta su quello che era il governo, in particolare il PD. Che impressione le fa tutto quanto questo a livello nazionale e evidentemente anche una ricaduta possibile? Ancora c'è da decidere, perché come dire, Di Maio scongela, insomma non si sa quando cucina. Tutti parlano di tattiche, strategie, posizionamenti, riposizionamenti. Gli umbri devono scegliere invece il loro presidente, la loro giunta regionale, il loro consiglio regionale. Li debbono scegliere perché hanno la capacità di fare, in quanto hanno già fatto bene nelle precedenti loro esperienze amministrative. Per questo noi abbiamo posto un punto nodale: la riduzione di sprechi, inefficienze, la semplificazione, l'utilizzo migliore delle opportunità europee per raggiungere molti obiettivi, ma tre principali, che sono sviluppo per nuovi posti di lavoro, perché se si riducono sprechi e inefficienze, secondo noi si possono avere in più dai 50 ai 100 milioni di euro all'anno aggiuntivi da dedicare allo sviluppo per nuovi posti di lavoro, alla riduzione delle tasse, in generale, in particolare l'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, e al maggiore sostegno sulle, e in particolare legato alle 30.000 famiglie in difficoltà del territorio regionale. Sono su questi temi che mi auguro si sposterà l'attenzione degli umbri, più che sulle tattiche, sulle strategie. Io credo, e il sondaggio che abbiamo svolto ci pone tale indirizzo, che molti voteranno in maniera molto trasversale le coalizioni, ma soprattutto i candidati presidenti con i loro candidati consiglieri. Da questo punto di vista, aver svolto un sondaggio che sul nome del candidato presidente e delle liste si determina una fiducia fra molto e abbastanza del 63%, ci fa ben sperare che gli umbri questa volta scelgano in maniera poco politica e molto legata alle persone. Quindi possiamo dire che Claudio Ricci e le sue liste non accettano occhiolini, strizzate, tese di mano, niente? Noi abbiamo fondato tutto su tre parole: chiarezza, perché le persone hanno bisogno di chiarezza, capacità di fare e contenuti, e su queste parole continueremo fino al 27 ottobre 2019, auspicando che gli umbri possano accogliere le nostre proposte.